Palazzi e strade addobbati a festa per l'arrivo di Papa Francesco nella parrocchia romana di Santa Maddalena di Canossa, Borgata Ottavia, dove ad attenderlo, oltre al suono delle campane, c'è una comunità viva ed entusiasta nonostante porti i segni e le ferite tipiche della periferia. Subito esplode la gioia nel campo sportivo invaso dai bambini, prima tappa di questa visita di Bergoglio. Le domande dei ragazzi danno vita ad un dialogo serrato e divertente in cui il pontefice di nuovo si confida, tornando commosso ai ricordi più belli della sua vita. Le domeniche allo stadio con i genitori per vedere la partita, il pranzo tutti insieme, il weekend con gli amici storici. Parla del suo incontro con Gesù che sempre fa il primo passo, ci aspetta, ci perdona, poi si sofferma sulla figura di San Pietro e su come Dio sceglie i suoi successori, affidandogli compiti importanti, primo tra tutti quello di portare la pace e seminare l'amore, di cui incoraggia i bambini ad esserne testimoni in famiglia e a scuola. Non ha paura delle streghe, dice rispondendo alla piccola Sara, piuttosto è spaventato dalla malvagità, dalle chiacchiere che come bombe distruggono quartieri, società e la chiesa stessa. Davvero, a me spaventa la capacità di distruzione che hanno le chiacchiere. Questo sparlare dall'altro, ma di nascosto, distruggerlo di nascosto. E questo è bruttissimo. Questo sì è fare la strega, è come se uno fosse una strega, è un terrorista. Ammette di non piacersi in TV e di prediligere la preghiera in silenzio. Alla domanda di Camilla sull'importanza della tecnologia, Francesco risponde che è bene comunicare con tutti, ma oggi più che mai nel mondo iperconnesso, fatto di rapporti liquidi e virtuali, chiusi dentro uno smartphone, bisogna ripristinare il dialogo concreto che nasce dall'ascolto, la cui assenza è, secondo il Papa, la malattia più brutta del nostro tempo. E come si incomincia a dialogare? Con l'orecchio. Sbloccare le orecchie, orecchie aperte per sentire cosa succede. Per esempio, io vado a visitare un ammalato e incomincio a parlare, non ti preoccupi, guarirei pronto, bla 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 bla, ciao che Dio ti benedica. Ma quante volte si fa così? E il povero malato rimane così. Ma lui aveva bisogno di essere ascoltato. Quando tu vai a visitare un malato, stai zitto, dagli un bacio, carezzalo, una domanda, ma come stai? E lascialo parlare. Ed ecco che le sue parole si fanno carne con l'abbraccio ai malati e agli anziani, ai quali ripete che la malattia è una croce, ma la croce è un seme di vita che può toccare il cuore di molte persone. Tenerezza e gioia nell'incontro con i genitori e i bimbi da poco battezzati. Infine la confessione di alcuni fedeli prima di celebrare la messa nella chiesa stracolma di gente. Abbraccio pronuncia l'omelia che ruota attorno al brano della Trasfigurazione. Il Papa parla dei due volti di Cristo, quello luminoso e brillante che anticipa la resurrezione, e quello del dolore, del pianto di Gesù che si annienta per salvarci facendosi peccato. Noi siamo abituati a parlare dei peccati altrui. È una cosa brutta. Invece di parlare del peccato altrui, non dico di farci peccati noi perché non possiamo, ma di guardare i nostri peccati, è Lui che si è fatto peccato. E questo è il cammino verso la Pasqua, verso la resurrezione. Ci incoraggi soprattutto a avere fiducia, perché se Lui si è fatto peccato è perché ha preso su di Lui i nostri. E Lui è disposto sempre a perdonarci, soltanto dobbiamo chiederlo.